lega di metallo e polimeri. Un combattimento ad armi pari. Arrivo, Rose. Proprio uno scarafaggio di merda! Pensi di potermi sconfiggere? Beh, sarò io il trattamento prima di uccidere quella stronza! Risolviamo la tua... da uomo, da uomo! Il tuo cadavere si unirà al mio esercito! È il momento di farla finita! Mi hai fatto male, davvero! Il filo! Quindi è questa la forza di amore fratello? Ma guarda un po'! Coraggio! Muori come se il mondo ti guardasse! Driver, davanti a questa meraviglia d'acciaio! Se vuoi graziare quella stronza di mirare qui, la ammazzerò con i voti in vignetta! Questo è quello che fa un bravo figlio! A farti comandare per anni da quella stronza! Io ho tanti nel villaggio, sono degli inutili poveri! Io combatto per la libertà! Grazie alla tua bella presenza, ti metterò ancora più potente! Merda! Che cosa te ne fai? Grazie a Dio! Fammi vedere che sai fare! Peccato che sia io il tuo unico padre! Il tempo sta scadendo, Ethan! Fine di giochi! Smettila di fare il buffone! No! Il mio esercito! Ammazzerò quel coglione per stamattini! Ma prima tocca a te! Peccato che sia io il tuo unico fan! Andiamo, Ethan! Un ultimo sforzo! E che ne pensi? Non hai speranza, vero? Arre! Un umano non potrà mai vincere contro di me! Qui non si tratta di Davide e Golia, ma di Ethan e della sua morte violenta! Ah!
volte sarà un filo! Devo solo ubbidare Miranda! Ho sentito delle esplosioni. Che cazzo è successo? Ho sistemato Heisenberg. Ora troverò Miranda e mi riprenderò Rose. Non senza di me. È troppo pericoloso. Aspettami lì, hai capito? Ethan. Rose. Ethan! Ethan, rispondi! Mia! Nostra figlia è la cosa più importante, vero? Lei è tutto per me. E anche per me. Senza Heisenberg, hai perso la tua guida. Che cosa pensi di fare? Non lo so, ma salverò Rose. Non sai mai nulla, giusto? Proprio come quando ho preso il posto di Mia. Povero Ethan. Chi sei? Dov'è Rose? Miranda. Ora basta! Ti ricordi di Evelyn e del suo potere sulla muffa? Rose è la sua erede. No, Rose è la forma vera e completa di Evelyn. Imparerà ad avere pieno controllo della muffa. E io devo averla! Crepa, stronza! Non ti agitare. Rose si salverà. Il mega micete ha memoria di ogni cosa. E poi, lei rinascerà nuovamente come mia figlia. È la mia bambina, non la tua! Dove sei? Fatti vedere! Perché Rose è così speciale? È merito dei suoi genitori. Anche tu sei davvero speciale. Ma non hai più nulla da insegnarmi. La tua utilità come cavia è finita. Miranda! Vigliacca! Vieni fuori, affrontami! Tranquillo. La tua morte sarà. Entrerai nella memoria del mega micete. Avrò cura di conservare un campione del tuo sangue. Una volta arrivata là, la cerimonia sarà completa e io diventerò la sua vera madre, legate dal sangue per l'eternità. Ho atteso così a lungo, ma adesso i miei sogni si avvereranno. Involucro. Finalmente è giunto il momento in cui potrò rivedere mia figlia. Capitano, le confermo che Ethan Winters è morto. Non ho recuperato il corpo, ma ho con me delle prove. Ti spiego tutto. Avvia la condivisione. Siamo stati molto avventati. Ieri abbiamo colpito Miranda mentre era trasformata, ma non l'abbiamo uccisa. Chi immaginava potesse fingersi morta? Miranda poteva avere infettato Ethan.
Quindi ho portato lui e Rose con noi. Ma il veicolo che li trasportava è stato attaccato. Quando sono arrivato, Ethan e Rose erano spariti. L'ultima volta che ho contattato Ethan, ho sentito la voce di Miranda. L'ha ammazzato. E la pagherà molto cara. Porca puttana, quando finirà? Di che parla? Della missione? Di tutto. Da 3 anni provo a chiudere questa storia. E 3 anni sono troppi. La fermeremo, capo. La squadra è pronta. Così la BSAA è già qui. Non hanno perso tempo. Il piano cambia? No, non c'è nessun cambiamento. Eliminare Miranda e salvare Rose. Questa è la missione. Ed è vietato fallire. Buttiamoci nella mischia, gente. Proprio come ai vecchi tempi. Muoviamoci. Ricevuto. Va bene. K-9, scopri che ci fa qui la BSAA. Indaga, ok? Ok, ci penso io. È tanto che non combattiamo assieme, capitano. Quando è stata l'ultima volta? Nel deserto? Facendo solo ricognizioni, sono fuori forma. Ma grazie a te, ora conosciamo il piano di Miranda. Non ci potevo credere che si fosse trasformato in mia. Prendersi 5 colpi in testa non è cosa da poco. Mi dai brividi. Ehi, Alfa, guardi qui. Stanno esagerando. Cristo. C'è un bel casino lì sotto. Come raggiungiamo l'obiettivo? Innanzitutto sbarazziamoci di quella roba. Conti su di me, capo. Sbrighiamoci. Attenzione alle armi biologiche ostili. Ricevuto. Contatto con un gruppo di armi biologiche ostili. Sono più di quante pensassi. Attenzione. Veicolo BSAA, 2 guardie. Un gioco da ragazzi. Non sottovalutarli.